Ragazzi, mi raccomando, a chi facesse piacere, iscrizione gratis e campanellina. Ultimamente ci sono un po' di problemi per quanto concerne le notifiche. Personalizzate la campanellina, vibrazioni, suoni. Ragazzi, ogni tanto YouTube eh, c'è questo problema: non è che dipende dal canale di che sono i dati. Eh, decidete voi se cioè iscrivervi oppure no, c'è già uno scambio prezioso tra di noi perché spesso si sottovaluta no, di quanto è prezioso il tempo quindi c'è già uno scambio prezioso voi dedicate del tempo a me io lo dedico a voi voi vi divertite con me e io mi diverto con voi quindi chiudiamo il cerchio iscrivendosi al canale perché eh, molti utenti che seguono questo canale non sono iscritti siamo a una media molto bassa nemmeno due utenti su quattro questo è un canale che dovrebbe avere circa 20.000 iscritti però va bene uguale non ci sono problemi tanto io non è che sono qui per speculare sull'inter eh, o per chiedere soldi anzi non chiedo soldi non voglio soldi non, mi, non, non uso l'inter per soldi cosa ti avevo detto il milan è una squadra con pochissime certezze se vinci il derby soprattutto in, in, in maniera devastante, in, in quel modo devastante come l'ha vinto l'Inter gli spezzi le gambe. Cosa succede? Ibra Milanello <ride> quella, quella è una mossa. È una mossa da, della disperazione <ride> È una mossa da disperati, quella di Ibra, che magari fa la romanzina anche a, piovi, a Pioli. Non lo so se è test addirittura per inserire Ibra nello staff. <ride> Te l'avevo detto se, se gli si dà una legnata, questi volano per terra. Cosa ti avevo detto? Ibra Milanello ti sembra una società seria per <ride> Ragazzi della Real Società l'ho parlato ieri, dei giocatori mi sono piaciuti. Eh, quindi bisogna stare attenti, verrà fatto poco turnover, secondo me è giusto così. Anch'io sono curioso di vedere Pavar, anche perché Pavar per la prima volta ho visto soffrire le a Darmian. Darmian è stato quello diciamo, che ha sofferto un po' più, forse l'unico giocatore che ha sofferto in campo perché comunque con le ha avuto dei problemi. Molti di voi giuse, ma se c'era Pavar, eh, lo so, Pavar è molto più veloce. Pavard è comunque più esplosivo, ma Pavard ha anche 7-8 anni meno di Darmian, ragazzi. Quando io dico difesa vecchia statica, intendo dire comunque Darmian 34, Aschberg circa 36 eh, Sommer 35, quello intendo dire. E poi alla fine vedi dai oggi, dai domani, per quello serve carne fresca. Quello intendevo io. Veniamo all'evoluzione di Lautaro Martinez. Lautaro Martinez è eh, è, un, è un calciatore che, che tra l'altro era criticato anche lì. Io, io non ho mai dato patente di interismo, Ma come si faceva a criticare l'Autaro? Io anche io, contro chi lo criticava ho fatto delle litigate in gergo calcistico. E eh, nulla di cioè, come cazzo fai a criticare l'Autaro Martinez? Cose due anni fa quando sbagliava, sbaglia gol facili tre, tre mesi l'anno, sparisce no, non era criticabile nemmeno tre mesi fa. Quando secondo me, un allenatore come Conte, seguimi. Un allenatore come Conte che a me non piace, lo sapete, lo ha migliorato eh, in certe cose, ma ha dato risalto a certi suoi difetti. Non per nulla. Ricordatevi la scena: fenomeno del quando lo sostituisce, ovvero sia quello di giocare a testa bassa a testa bassa, caricare giocare a testa bassa correva tanto, correva male, si spompava al sessantesimo, addirittura il primo anno Inzaghi lo toglie tutta la stagione al sessantesimo, se, se, se vi ricordate fino a quando lui non lo so, penso sia stato un allenatore o un preparatore fino a quando lui non gli viene detto ascolta, alza la testa gli è stata migliorata la postura perché lui giocava comunque, correva a testa bassa, era un giocatore tutto garra, molto forte, perché quando uno è forte è forte, ma era tutto garra, corsa il primo Lautaro, ve lo ricordate? ha corretto la postura, gli è stato detto alza la testa e gioca, fai le giocate a testa alta e Lautaro si è migliorato tantissimo. Dopo questo, e questo già l'ho fatto l'anno scorso, poi dopo lui ha avuto, gli è scesa una manna dal cielo, gli è sceso un angelo dal cielo che si chiama eh, Turam, perché con Turam lui corre molto meno. Che la corsa di Turam, le aperture di Turam, poi visto che si interscambiano, va uno e torna l'altro, va uno e torna l'altro, va uno e torna l'altro, ma la corsa di Turam gli permette di essere ancora più lucido sotto porta. Motivo per cui, come ho già detto un paio di settimane fa, la Faro Martinez non ha mai avuto una partenza bomba in questa maniera perché Perché gioca a testa alta a differenza di due anni fa e a Turam accanto, che gli permette di correre molto, molto meno rispetto a Geco e a Miglio Verde. Quindi correggendo la postura, lui è un giocatore diverso rispetto a Lautaro due o tre anni fa. È un giocatore da 100 milioni ora, due o tre anni fa non lo era, ma perché è migliorato tantissimo. Quando si dice no, anche di Turam, sottoporta anche lui mh, spesso sbagliava dei gol semplicissimi, ora sembra molto più bravo sottoporta e anche Lautaro ha 25-26 anni, non è un ragazzino di 18-19, si può migliorare anche a quell'età, soprattutto determinate cose, ne abbiamo già parlato. Quindi, di cosa vogliamo ragionare? Io ti dico che è vero, è assolutamente vero. Io ho criticato, io ho criticato, ma quando vince l'inter, se non l'inter, io, io ho criticato Arnautovic che non mi piaceva. Sanchez che sì, se mi dice upgrade di Correa, siamo tutti d'accordo, però che, che acquisti sono, cioè che giocatori sono, sono giocatori alla fine. Ma te, se non tessi l'inter, vince 5-1 Derby, cosa devo fare? Mi devo mettere a piangere perché ho detto che Arnautovic. È... Mi dà, dei, mi dà dei dubbi sulla tenuta fisica? Fatemi capire. È facile, ora il carro, non esiste nessun carro. L'unico carro è l'Inter. L'Inter se vince si gode, se perde ci girano i coglioni. Punto. Molto semplice, lo dico in generale. E continuo a dirti che a me certi, eh, le operazioni Arnautovic, le operazioni Sanchez, l'operazione Quadrado, non mi sono piaciute per nulla. Continuo a dirtelo, non ho problemi. Poi Arnatovic, magari fa tre gol a partita. Arnatovic, secondo me, deve capire una cosa: che è una riserva. Perché, secondo me, Arnatovic non ha capito che è una riserva, ma è il primo titolare dopo l'Autaro e Turam. Quindi, io mi auguro: lui avrà le sue occasioni. Io mi auguro che faccia bene perché è un calciatore guardati il video di un mese fa che sa giocare a calcio che è bravo negli spazi stretti che è intelligente a livello tattico e a fisio e a personalità non è un bomber perché ripeto penso non sia mai arrivato a fare 15 gol quindi anche lui forse lui è meno bomber di tunam poi è un 9, sta lì fisicamente è bravo però io nell'ultima partita Prima del derby l'ho visto sbracciare, non rincorreva, non mi è piaciuto quell'atteggiamento lì. E se non mi piace una cosa, io la dico. Capito? Non ho, io non sono qui per cercare consensi. È normale, fanno piacere i consensi. Io sono qui per dire quello che penso. La, la penultima partita non mi è piaciuto l'atteggiamento, non rincorreva, sbracciava e secondo me, ti dirò di più, lui non ha capito che ancora è ancora la, la riserva. Attenzione. Perché lui è la riserva, è la prima riserva e può giocare sia con Turam che con Lautaro però si deve allenare, si deve alimentare bene, deve fare una vita all'atleta deve fare tante cose Arnatovic a 35 anni per risultare diciamo utile per l'Inter perché i titolari lo sanno tutti ormai sono, ci becchiamo più tardi, ciao Inter